Imperia per illustrare da storico la nascita della città. Sì, dunque si aprono oggi delle celebrazioni che dureranno 5 anni perché la ricorrenza è del 1923, ma molto opportunamente a mio avviso il sindaco Scajola ha voluto farle partire queste celebrazioni con 5 anni di anticipo per farle a tappe, anche perché la storia di questa città è una storia poco conosciuta. Siccome nacque nel 1923, nel 1923 era al governo Benito Mussolini, c'era quasi una sorta come di pudore, di vergogna, che come se fosse una città fascista, lo dico tra virgolette, mentre invece quello che io ho cercato di dimostrare nella mia lezione, nella mia relazione, è che le origini della fusione fra Onelli e Porto Maurizio sono di tutt'altro segno, opposto a quello fascista. Poi Mussolini, che quando era rivoluzionario, socialista rivoluzionario, nel 1908 era stato a Oneglia come rifugiato nella sua fuga e partecipasse a questo spirito unionista, è un altro capitolo. Ma quello che ci tengo a dire è che, per quello che risulta a me, questa città nasce come una città democratica, di tradizioni democratiche, repubblicane e liberali, addirittura con dei semi alla fine del Settecento, ai tempi della Rivoluzione francese. È stato anche detto, che è stato molto curioso, che paradossalmente Garibaldi pare anche abbia diviso, diciamo, non è, cioè colui che ha unito l'Italia in questo caso ha diviso quello che poteva essere, diciamo, una futura imperia. Ecco, non lui personalmente, ma in suo nome ci fu un momento di divisione perché a Garibaldi, come risarcimento per la perdita di Nizza, che era la sua città, cosa per cui lui fece un dramma politico vero, fu data il titolo di capoluogo a Porto Maurizio, che era una città garibaldina, di tradizioni massoniche, repubblicane. E questo conferire a Porto Maurizio questo titolo provocò risentimenti e quindi frenò quel percorso unitario che poi sarebbe ripreso solo 50 anni dopo. Quindi non dico che è colpa di Garibaldi, perché però in fondo qualcosa c'è, perché diciamo che Garibaldi gradì che Porto Maurizio ricevesse questo titolo sottratto a Oneglia, ben inteso. Addirittura lei ha ricordato anche l'amicizia che la lega al sindaco. Sì, io conosco Claudio Scajola da molti anni, l'ho visto sia nella sua attività di ministro, di uomo politico, un uomo molto capace, ma l'ho conosciuto meglio nei momenti della sofferenza, delle sofferenze che gli sono state inflitte, e mi ha sempre colpito il suo comportamento serio, dignitoso, insomma, da uomo che sa, che mette nel conto che nella vita ci siano momenti difficili e sa reagire. Mi colpisce molto anche la sua famiglia, il modo in cui gli è stata vicino, insomma tante belle cose, e io penso che nella vita bisogna essere come lui. Magari ti devono capitare meno incidenti, mi auguro, però quando ti capitano, e capitano a tutti, bisogna sapere essere come lui. Lei ha parlato di spirito tedesco, alla tedesca, diciamo, degli ungheresi, della provincia di Pera, diversamente da quello di altre regioni italiane. Beh, ho notato che alla fine dell'Ottocento ci fu una singolare attrazione di turismo tedesco e austriaco, austro-ungarico, stiamo parlando del momento in cui c'era ancora l'impero asburgico, in questa terra. E mi sono domandato perché il clima politico del paese, come ho ricordato, lo favoriva, perché noi nel 1882, per reagire a delle cose che alla Francia, che si era presa la Tunisia, ma qui è inutile ricordarlo,
entrammo in un'alleanza con l'Austria-Ungheria e con la Germania, e il contesto politico generale favorevole portò in questa terra molti tedeschi e molti austriaci. E ci fu una cosa su cui secondo me è doveroso soffermarsi, interrogarsi. Questo incontro lasciò qualcosa che nello spirito di queste genti c'era già prima, cioè una capacità di affrontare la vita in modo nord europeo e non troppo mediterraneo, anche se è bagnata al Mar Mediterraneo. Sindaco, soddisfatto dalla lezione magistrale del professor Mieli? Ma non so, perché non me lo ricordo, perché non studio il latino da tanto, se c'è qualcosa di superiore a magistralis, perché abbiamo ascoltato tutti in un silenzio dove non volava una mosca, con tante persone in piedi, una lezione meravigliosa della storia della nostra città. E anche noi imperiesi, che in parte la conosciamo, ed io anche per tradizione familiare, che più volte l'ho approfondita, ancora stamattina invece ho avuto una lezione completa, partendo ancora in tempi più remoti di quelli che conoscevo, sulla nascita di questa nostra terra. Come conclusione si può dire che, ascoltando queste parole dotte, molto ben comunicate, cresce ancora di più l'amore di noi cittadini verso Imperia, perché è una storia di cui dobbiamo essere orgogliosi. Tant'è vero che ho avuto già richiesta da tutte le persone che ho incontrato fino adesso, ma non lo possiamo far diventare il libro della storia della città di Imperia, questa lezione del professor Mieli, e lo faremo.